Marco, tu mi capisci? Tienimi vicino! Guarda che elefantoni arrivano, che paura! Che elefantini, Giorgio, ci sono piccoli elefantini africani. Ma come piccoli? Tra l'altro è una rarità poter vedere in un circo elefanti africani. E infatti ci sono quegli africani e quelli indiani. Oh, vedi che ho qualcosa su anch'io? Mi stupisci, Giorgio. Così tante cose. Buongiorno, parleremo. Faccia simpatica, questi domatori. Sì. Eh sì, sono gli Altos che lavorano attualmente nel circo di Miranda Orfei. Tutti Orfei. Tutti Orfei. Tra l'altro devi sapere che nella mia famiglia c'è Paride Orfei, Paride, mio fratello, che è un addestratore di elefanti. Ecco, non farlo venire qui perché mi hanno detto che potrebbe rovinarmi la piazza, quindi no. Hai ragione. Corricchiano anche questi elefanti? Questo non sembrerebbe, ma devi sapere, gli elefanti sono molto veloci. La famosa carica degli elefanti. Invece è meglio scostarsi. Meglio scostarsi. In tutti i sensi proprio. Veloci e pesanti. Pensa soprattutto che pesanti. Mamma mia, guarda questo tiro, lo prende per un orecchio, non si fanno male. No. Per loro noi siamo molto leggeri. In proporzione sono notevoli. Saluto un'altra parte, giro, piroetta. Questo è il classico valzer. Insomma, sono grossi ma sono anche agili, sì. Bisogna dire la verità. Soprattutto perché sono molto giovani. Una curiosità, ma è vero che la pelle degli elefanti è molto sensibile? Perché sembrerebbe così spessa, così grossa, è vero? A toccarla è molto molto ruvida, però ti assicuro che sono molto sensibili. Mamma mia, che l'ho fatto, mi avevo proprio in testa l'elefante, sì. Anche loro mangiano ogni tanto, Carne per i leoni e per gli elefanti che cosa? Ma fieno, frutta, verdura, pane, qualsiasi tipo di, tutto. Di alimento. Sì. Meglio non mettere la mano perché anche la mano. No, la mano, sono molto delicata. Va bene, stiamo lontani. Adesso cosa prepara? Dei seggiolini sulla pista? Si siedono, no? No, sicuramente... Fa? Vediamo un po'. Ah, così, un valzer con una zampa sola. Devo dire che sono molto abili, per essere così giovani. Ole! Discesa dell'elefante, Santino è giù. E per quanto riguarda la memoria... Come diceva all'inizio il nostro direttore. La memoria dell'elefante è famosissima proprio perché riesce a ricordarsi i fatti a distanza di anni. È vero. Cioè, meglio sorridere. Come è vero che gli elefanti hanno paura dei topi. Cosa mi guardi con quella faccia lì? Cioè, no, perché sembra inverosimile, invece. No, un attimo di silenzio, che cosa succede? Guarda. E adesso c'è il debut. Zitti. Zuccherino. Sempre, per premiare ogni esercizio, è indispensabile. Con tutti gli animali. Ed eccola qui, la famosa carica, sempre più veloci. Questo adesso salta fuori dalla pista. Aspetta che mi sposto. Per paura. E sono io che ci proteggo, guarda. Caspita, una carica patriottica. Adesso tutti a casa!